l'alchimia, a grandi linee, ha tre fasi: la nigredo, la albedo e la rubedo. Immaginate che, a che fase siamo noi qui a lavorare sulle emozioni negative. Nigredo, Niger, nero. Perché? Perché dobbiamo trasformare tutto ciò che è nero, quindi il buio, l'inconsapevolezza, ciò che non è osservato, in luce. La luce purifica, come vi dicevo. Quindi la prima fase è tutta una fase di purificazione, di osservazione, di anche sofferenza, perché ci sta, bisogna che ci sia, altrimenti non, è difficile purificarsi così, senza passare per la via del fuoco. Poi c'è l'albedo. Abbiamo già una certa centratura, anzi abbiamo una centratura stabile, siamo anime, perfettamente stabilizzate nel nostro centro. Qua uno potrebbe dire mi fermo, cioè la realtà mi piace, non ho particolari problemi, sono in armonia con le persone che mi circondano, mi sento anima, sto bene. In verità c'è una terza fase alchemica, perché io da anima, realtà comunque individualizzata in qualche modo, non sono ancora Dio, non sono ancora l'essenza delle cose, la fonte delle cose, non sono ancora spirito. L'anima è l'autocoscienza, lo spirito è proprio un frammento di Dio all'interno di noi, è la famosa monade. Per cui non mi sento ancora Dio, mi sento un'anima perfettamente cosciente, ed è una bellissima sensazione. Lo step successivo è quello di sentirsi Dio, quindi ricordatevi sempre questo processo di ascesa. Affirming. Denying. Reconciling. Affirming. Di noi ed essere presenti nel qui e ora. Però ricordo di sé ha anche un'altra sfumatura che è molto importante secondo me, cioè ricordarci chi siamo. Non serve che lo spieghiamo a parole, che diamo dei nomi, date, codici fiscali e dichiarazione dei redditi, ovviamente anche di tutte le incarnazioni precedenti che abbiamo vissuto, se le abbiamo vissute, ma avessimo anche soltanto questa incarnazione da vivere, non avendo nessuna prova razionale di averne più di una, in ogni caso siamo qui per ricordare chi siamo. Il nostro lavoro principalmente è un lavoro di pulizia, di togliere più che di mettere. È un lavoro di non fare a volte, piuttosto che di fare. E quando siamo presenti, tra le varie cose che potrebbero essere chiamate gli effetti collaterali, abbiamo anche quella di diventare in un certo senso dei canali. Non serve essere per forza pranoterapeuti, reikisti, io faccio reiki, premetto. È soltanto uno strumento. Noi siamo canali anche solo quando, semplicemente si fa per dire, in quel momento ci siamo. Vuol dire che la nostra mente è quieta. I nostri pensieri sono sospesi e quindi abbiamo tutta l'energia e la presenza necessaria per poter essere lì in quel momento.
kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is wrenching wide. Di migliorare lo sguardo. Pazzesco. Tutto il lavoro è di perfezionamento dello sguardo. Lo sguardo si fa sempre più sensibile, riesce a cogliere sempre più sfumature della realtà. È fare sguardo il nostro compito. Io vorrei veramente che usciate oggi dal seminario che abbiate ben chiara questa cosa. Tutto ciò che c'è da fare in un lavoro su di sé è guardare, capacità di guardare tutto. La legge dello specchio è un pretesto intellettuale per iniziare a guardare. Perché se io dico, quella persona mi fa da specchio, mi induce a voler perfezionare lo sguardo in tutti quei momenti in cui quello specchio agisce su di me. Per cui, lei mi fa vedere la mia rabbia? Ok, tutte le volte che sono arrabbiato, il mio sguardo si fa più intenso. È un laser lo sguardo, un vero e proprio laser. Mi piaceva moltissimo la metafora del laser della lampadina. Se no, chi non fa un lavoro su di sé ha una lampadina. Cioè, emana un po' da tutte le parti uno sguardo che non è focalizzato. È un po' distratto. Sempre più ci si sente anima, si è anima. Più ci si sveglia e più si comincia a vedere l'altro come anima. Più si comincia a vedere che cosa sta dietro alle sue scelte. Quindi il giudizio cade automaticamente perché io non vedo più una bambola di carne che sta, dimmi una cosa aberrante. Che sta... Aberrante secondo te. Spettegolando. Apoteosi, uno schifo. Peccato peggiore che potevi dire. Ti sei impegnato. La maldicenza. Interessante, il dire male. Lo spettegolamento. Intanto è uno spreco di energia pazzesco. Proprio. Vuol dire che uno ne ha. Beato lui. Porta del male più a chi la dice che a chi la riceve più delle volte. Già solo perché scarica, ciuccia, vampirizza. Per esempio, vedrò qualcuno che sta parlando male di qualcun altro e vedrò il lavoro che sta facendo come anima in quel momento lì. Quindi
qui non nominerò più soltanto una persona che giudico frivola, cattiva, sbagliata, sciocca, ignorante perché non conosce certe cose. Io vedrò un'anima che in quel momento sta imparando, per esempio, a non sprecare energia. Facendolo al contrario, perché a volte si impara la lezione per contrasto, come una risonanza magnetica con il liquido a contrasto. Go! You have found your place, my son. You come like a lamb. But don't forget, you have a wolf in you as well.
Look, can you find the force to enable these two quite opposite lives to live together in yourself? Listen carefully. This will not happen by itself. It is not enough just to think about it, to dream, to wait. At any moment, the wolf can devour the lamb. And you must learn what it means to become responsible. This is an exact science. And that is why you are here. I will not put you into the hands of someone in whom you can feel complete trust. Go and look and see what is happening in the courtyards. There are movements, exercises, dances. Afterwards, come and tell me what you have got from them. I will then be able to tell you what to do next. Riguardo i maestri, come dicevamo, in questo periodo storico non ci sono maestri a portata di mano, come noi li intendiamo, perché è cambiato il periodo, semplicemente. Periodo femminile, periodo di sovrappopolazione, periodo di risveglio generale, periodo di arrangiamoci tutti e facciamoci forza in gruppo al tempo stesso. Chi sono i maestri oggi? I datori di lavoro, i partner e soprattutto gli ex partner, i figli, gli amici più intimi. Sono maestri perché ti fanno del male da morire, perché il tuo migliore amico è quello verso cui ti mostri nudo, con la guardia abbassata, perché chi ti conosce meglio del tuo migliore amico? Puoi dirgli tutto, che tu ti conosca con lui da un anno o 20 anni, ed eccolo che proprio lui è quello che ti dà la pugnalata alle spalle. Da quello da cui te l'aspettavi di meno. Quello è un grande insegnamento. Ama i tuoi nemici, basta ricordarselo tutti i giorni e questa è una via di risveglio. Il problema è che non ce lo ricordiamo. Perché fare ste cazzate di esercizi di presenza? Madonna, l'orologio, la porta. Ma io faccio il direttore d'azienda, cosa mi vengono a dire su sto corso? Perché ci allenano a ricordare. Quando tutto va bene, facciamo già fatica a ricordare. Quando il tuo migliore amico, come l'esempio di qui sopra, ti dice mi sono fatto tua moglie, in quel momento te lo ricordi di amare il tuo nemico? No. You broke my heart in two. What would I?
C'è un'altra, diciamo, branca dell'alchimia, che è l'alchimia superior. È una branca non troppo conosciuta, perché in effetti non tutti possono usufruirne. L'alchimia inferior, aspetti quelli della quotidianità che ci fanno soffrire, l'alchimia superior invece sfrutta i rari momenti, i più o meno rari momenti in cui durante la giornata proviamo delle emozioni, dei sentimenti, perché non sono propriamente emozioni, non appartengono alla sfera astrale, che in realtà sono appartenenti alla sfera dell'anima. Questi sentimenti sono l'estasi di fronte ad un'opera d'arte o di fronte a un'orchestra che suona particolarmente bene, sono il sentimento di fratellanza, l'amore, diciamo che sono tutte delle sfumature dell'amore. Durante la giornata sicuramente voi avete dei barlumi di questo, avete dei frammenti di queste sensazioni. L'alchimia superior parte dall'idea che questi frammenti possano essere estesi, gli possa essere dato dello spazio. Più spazio diamo a questi momenti, e più acceleriamo quel processo di trasformazione che già con l'alchimia inferior abbiamo iniziato. È un fuoco differente quello dell'alchimia superior, non è un fuoco d'attrito, è un fuoco quasi impalpabile, però è come se noi avessimo già le porte aperte al regno dei cieli, che è uno stato di coscienza, cioè lo stato di risveglio e di apertura, sia mentale che di cuore. Con l'alchimia superiore abbiamo già le porte aperte, dobbiamo avere il coraggio di entrare in questo regno. Cioè noi lo vediamo già, siamo lì, sulla soglia. L'unica cosa da fare è fare questo passo. Nell'alchimia inferior, stiamo invece con un ariete, diciamo, cercando di sfondare, anche con esiti positivi, tutte le mura che circondano questo stato di coscienza. Quindi queste due cose in realtà non vanno scelte, cioè noi non dobbiamo optare per una piuttosto che per l'altra, perché durante la giornata avvengono sia le emozioni negative che vanno ad essere trasformate, sia, chiamiamo le emozioni superiori, anche se non si possono definire emozioni, si cerca di vivere il più intensamente possibile, perché già quelle sono risveglio. Cioè quei pochi rari momenti di apertura vanno veramente goduti fino al massimo. Perché? Perché abbiamo deciso di fare questa canzone? Perché in questi corsi, al di là delle parole che ci diciamo, che sono un pretesto, la nostra parte più essenziale sta comunicando con la vostra parte più essenziale. Noi potremmo anche starcene seduti e non dirvi nulla, però qualcosa sta comunque avvenendo e ve ne rendete conto quando uscite, che avete uno stato un po' diverso, un po' alterato, che non è di peso da quello che ci siamo detti, ma da quello che siamo stati, da quello che siamo. Quindi più delle parole, ok, c'è questa vibrazione.
Questa cosa qua, se uno ti frega il telefono nuovo e tu ci soffri come un cane, lì è perché sei attaccato, perché tu consideravi che quel telefono era tuo. Non c'è niente di mio, è tutto in prestito, ragazzi. Non so se questa informazione è passata, diciamocela in modo un pochino più animato di fuoco, perché a volte il fuoco fa paura, ma serve, perché fa passare le informazioni ad una profondità diversa, che è quella che interessa a me. Quando usciamo da qui e siamo soli e qualcosa ci ferisce, non c'è niente all'esterno che ci ferisca, siamo noi dentro che abbiamo una ferita, perché c'è qualcosa che ci appunto nel vivo, perché noi siamo identificati con quel qualcosa. Il telefono non è mio, la moglie non è mia, i vestiti non sono miei, sono prestati, l'esistenza me li ha prestati. No, ma come cazzo, ci ho speso 50 euro di questa maglia, vuoi ben vedere che non è mia? Non è mia. Non è niente di mio, neanche il mio corpo fisico è mio, mio figlio non è mio, il lavoro che faccio, l'automobile non è mia, è tutto in prestito. Allora io più sono identificato, più mi sto costruendo la fossa da solo, perché mi sto costringendo già a soffrire. Questo non significa che l'identificazione sia una cosa negativa, smettiamola con questa polarità, con questa moralità. Uscite da qua senza capire un tubo di quello che vi diciamo mentalmente, non ci interessa, tutta fuffa. Però uscite da qua capendo che il moralismo non serve più. Buono, cattivo, bene o male, il giudizio, oggi parleremo di non giudizio. Noi non possiamo parlare di due fulcri, oggi, forse oggi è la lezione più importante che potremmo mai fare in tutto il corso di risveglio primo anno base. Oggi parleremo dei due pilastri del lavoro su di sé. Del vero lavoro su di sé, che non è mentale, non è raccontarsi le favole, che dobbiamo essere tutti più buoni e che dobbiamo diventare terapeuti e fare tutti i bei corsi di Reiki, di Ayurveda e di qualsiasi cosa vi venga in mente. Thank you.
dreams and all.